Ci troviamo a Brescia, presso i laghetti del Parco Ducos. In questi laghi, storicamente, si era installata una comunità significativa, probabilmente a partire dall'abbandono di qualche esemplare di tartarughe americane, la Trachemis, cosiddetta testuggine palustre americana. Di recente, per evitare la diffusione estrema di questa specie, che è una specie alloctone, quindi potenzialmente pericolosa per le specie non alloctone, sono stati fatti degli interventi a cura dei carabinieri forestali per il contenimento della specie. La manutenzione poi la cura il comune di Brescia. Le recinzioni che vedete servono a evitare che le tartarughe se ne possano andare in giro e tutto è separato in due vasche. Gli esemplari femmine sono in una vasca, gli esemplari maschi sono nell'altra. Questo per appunto evitare che si diffondano ulteriormente. E però in questo modo si riesce a dare un ambiente consono sia alla specie ospite, preservando però al contempo l'ambiente naturale. L'acqua è biodiversità.